La creazione di una ZES unica per tutto il Sud deve essere un'occasione di rilancio territoriale del Fortore al fine di dare un forte e concreto impulso allo sviluppo economico del territorio, avvalendosi della semplificazione burocratica per le aziende e di una fiscalità di vantaggi. Così Andrea Cormano, a nome di tutti i tesserati e di tutto il coordinamento Fortore dei circoli di Fratelli d'Italia di Baselice, Castelvetere in Val Fortore, Molinara, San Bartolomeo in Galdo, San Marco di Cavoti, San Giorgio la Molara, commenta positivamente il via libera della Commissione europea alla proposta del governo Meloni all'istituzione della ZES unica. Nel documento programmatico Area SNAI Fortore inviato al presidente della comunità montana del Fortore, continua Antonio Finelli, consigliere comunale di Castelvetere in Val Fortore, abbiamo presentato un'idea di sviluppo territoriale del Fortore, prevedendo proprio l'istituzione della ZES al fine di provare a fermare la delocalizzazione delle aziende e delle attività industriali italiane in paesi esteri e per creare politiche economiche in grado di migliorare il tasso di disoccupazione e quello di emigrazione per motivi di lavoro. Gesesa comunica che a causa dei persistenti forti assorbimenti idrici in distribuzione, di cui si prevedono tra l'altro ulteriori incrementi la settimana prossima a causa di un ulteriore innalzamento delle temperature, si rendono necessarie delle chiusure programmate al serbatoio Gesuiti per consentire un'ottimale erogazione idrica nelle ore diurne ed un sostanziale incremento della capacità di compenso nei serbatoi. Pertanto nelle notti tra il 17 ed il 18 luglio, tra il 18 e il 19 luglio e tra il 20 il 21 luglio dall'1 alle 5:30 sarà sospesa l'erogazione idrica in molte zone della città. Per conoscere le strade in dettaglio visitate il sito www.tv7.net. Ancora una volta il nostro comune risulta nell'elenco degli enti assegnatari di risorse economiche per importanti interventi in opere pubbliche, lo dichiara il sindaco di Sant'Angelo a Cupolo, Diego Cataffo. Sono in arrivo dal Ministero Fondi PNRR per 1 milione di euro destinati alla sistemazione idrogeologica e messa in sicurezza di 2 aree del territorio comunale. Ad essere oggetto di intervento saranno il versante di Via Dante del capoluogo e quello di Via Valloni, strada di collegamento tra Panelli e Cardilli. Ciascun intervento da 500.000 euro, di cui 58.500 di spese di progettazione. Al via il Festival dei Sapori e degli Artisti di Strada, 50ª sagra del Cecatiello. Infatti a Paupisi, nella sala convegni di Piazza San Tommaso Boscaino, si è tenuta la presentazione della 50ª edizione del Festival dei Sapori e degli Artisti di Strada, sagra del Cecatiello, da quest'anno sagra di qualità. Un evento organizzato tra gli altri partner della manifestazione dalla Proloco di Paupisi. A microfoni di TV7, intervistato da Alfredo Salzano, ascoltiamo Antonio Conetta, sindaco di Paupisi. Intanto benvenuto a voi e grazie per la vicinanza e per la pubblicità di questo piccolo borgo, perché ormai Paupisi sta diventando un borgo con l'andata via dei giovani, con l'endemico problema del lavoro, dell'occupazione, e diciamo che andiamo sempre un po' peggio. E la verità quale? Finalmente siamo arrivati alla 50ª edizione. Chiaramente 50 anni non sono pochi. Per la verità ogni anno è cresciuta sempre di più e di questo, come già ho detto in più di un'occasione, i miei ringraziamenti vanno alla Proloco nella persona del presidente Dario Orsini e soprattutto ai volontari, coloro che veramente rubano tempo ai loro impegni quotidiani e agli affetti familiari per dedicarsi, lo dico così come si dice, a cavare i cecatielli, altrimenti avremmo ben poco da offrire. Veramente senza di loro saremmo fermi, non potremmo fare questa sagra. 25, 26, 27 e 28, questi sono i giorni, e poi leggo anche un 30. Dovrebbe essere, anzi diciamo che è così, ci siamo ormai, anche perché abbiamo avuto la necessità di allungare di qualche giorno l'evento, perché i turisti e le persone che vengono a visitare Paupisi sono diventate migliaia, veramente sono tantissime e ne siamo orgogliosi, quindi questo significa che la qualità è ottimale e anche l'accoglienza credo che sia di loro piacimento, altrimenti se mettiamo solo il classico piatto e poi c'è lo scarso affetto verso la persona, verso l'ospite, ci abbandonerebbe lo stesso.
L'arte italiana va oltre il confine e arriva nella capitale ungherese. La personale dell'artista Sannita, Marco Victor Romano, l'impossibile che si manifesta, inaugura presso l'Artento, Okcentrum di Budapest, e apre le sue porte al pubblico per la prima volta. Il nuovo centro ecologico Artento dà il via alla propria programmazione artistica con Marco Victor Romano, che propone le sue recenti opere della serie presentata per la prima volta nell'aprile del 2022 a Benevento. Per la matura esposizione, visitabile fino ad ottobre all'interno del nuovo spazio della Fondazione Ungherese, l'artista propone questa volta 7 opere, di cui 3 inedite, 3 installazioni, site specific, NFT, realtà aumentata, video art e fotografie. La giovane cantante di origini beneventane, Giada Lepore, è tra i vincitori del Premio Culturale Internazionale Cartagine 2.0 2023 per la sezione musica. La cerimonia di premiazione si è tenuta a Roma presso la prestigiosa Sala Protomoteca in Campidoglio, al cospetto dei membri dell'Accademia e del Rettore Alessandro Della Posta. Nella motivazione emerge la menzione: il ruolo di simbolo di verità, di libertà, giustizia e pace, presupposti essenziali per una fratellanza universale per molte persone. Il premio è da sempre destinato a coloro che hanno contribuito in Italia e all'estero allo sviluppo e alla diffusione della cultura e del sapere nei diversi settori. Al seguito della cantante, oltre alla famiglia, il maestro Luigi Giova, che da alcuni anni ne segue e ne condivide il percorso di crescita artistica. È in edicola il nuovo numero del periodico Realtà Sannita, l'ultimo che precede la pausa estiva. Il cartaceo quindi tornerà in edicola nel prossimo mese di settembre. L'apertura a firma di Luca Maio è dedicata al Forum dei Vescovi per le aree interne. Mario Pedicini, con il suo editoriale dal titolo Napoli milionari al Teatro Romano, fa una proposta: portiamo l'opera lirica di Rota e di Filippo a Benevento. Prendiamo i fondi disponibili per Città Spettacolo, cercandone altri presso la munificenza di Amici e l'impegno istituzionale di banche, ministeri e regione. Di seguito una lunga panoramica di articoli presentati su questo numero del giornale. Breve pausa estiva e si ritorna a settembre. Realtà Sannita vi aspetta in edicola. Lunedì 17 luglio sarà in edicola ancora una volta il Sannio Quotidiano con la musica Benevento i protagonisti, l'originale format ideato e curato dal maestro Enrico Salzano, critico e storico musicale, che questa volta punta i riflettori su Il Premio alla Carriera. 17ª edizione, la storia della tanto attesa kermesse culturale che riconosce quanti si prodigano tra studio e pratica artistica musicale. Il prossimo 30 agosto alle ore 21:30 nell'ambito del Festival Benevento Città Spettacolo, sul piccolo ma accogliente palcoscenico di Piazza Federico Torre dinanzi alla Basilica San Bartolomeo saliranno i seguenti artisti: la professoressa Erika Verga, violinista, il maestro Peppe Fonzo, attore e musicista, Carmen Castiello, insegnante di danza e coreografa, il maestro Antonio Iasevoli, chitarrista e docente, il maestro Leopoldo Giannola, chitarrista e compositore, al maestro Nazareno Civetta, vocalista e strumentista, premio alla memoria, ritireranno il riconoscimento i figli Margherita e Marco Civetta. Domenica prossima, 23 luglio, la prevista presentazione delle divise ufficiali della nuova stagione sportiva presso lo stadio Ciro Vigorito verrà posticipata alle ore 20:30. È tutto con questa notizia, vi aspettiamo alla prossima edizione del VG7 Flash, oppure vi invitiamo a consultare la versione online delle nostre news www.tv7.net oppure sull'app TV7 Benevento, scaricabile gratuitamente su tutti gli smartphone.